Avete avuto paura di perderlo? Io ancora, scusami. Abbiamo avuto tanta paura di perderlo. Tantissimo. Penso che questa paura non mi abbandoni mai. Emanuele è un bimbo bellissimo. Pensare che nel 2009 sia malato di leucemia, ancora non ci credo. Il bimbo, a soli 2 anni di età, deve affrontare ben 5 cicli di chemioterapia per distruggere il midollo osseo malato. Dopo la chemioterapia, il piccolo Emanuele ha bisogno di un trapianto di cellule staminali per rigenerare da zero il suo sangue. I suoi genitori alla nascita avevano conservato il cordone ombelicale, pensando che proprio in una circostanza come questa sarebbe tornato utile. Ma con loro grande sorpresa scoprono che il cordone di Emanuele è inutilizzabile e che invece hanno bisogno di ricorrere a un donatore. La prima cosa che ci hanno detto i medici è stata quella che il suo cordone ombelicale andava gettato. Noi non sapevamo, abbiamo chiesto il perché, come mai, insomma, non ci sappiamo spiegare questa cosa. Ho detto no, il suo cordone non può essere riutilizzato, è stata la risposta dei medici. Per curare la leucemia servono le cellule staminali di un altro neonato sano. Il sangue del piccolo Emanuele si è formato a partire dalle staminali del suo cordone ombelicale e si è ammalato. Le sue stesse cellule, quindi, potrebbero essere già portatrici della malattia dalla nascita e, se trapiantate, potrebbero dare origine allo stesso problema. Inoltre, il trapianto è davvero terapeutico quando si ricorre a un donatore, perché solo le cellule di un estraneo riconoscono le cellule malate e spazzano via la malattia. Questo vale praticamente per tutte le malattie curabili con il trapianto di staminali del cordone. Le sperimentazioni sono in corso, ma l'autotrapianto di cellule staminali del cordone, almeno per il momento, sembra essere un traguardo ancora lontano, come ci spiega l'ematologo Andrea Frigato, direttore del centro trasfusionale dell'ospedale di Treviso, presso cui opera l'Adoces. Attualmente non c'è nessuna dimostrazione che noi da quelle riusciamo a tirar fuori le cellule che ci servono per riparare altri tessuti. Ecco perché nel nostro paese la conservazione del cordone a uso personale non è autorizzata. Anche il Ministero della Salute italiano è chiaro. Non esistono evidenze scientifiche che giustificano una conservazione puramente autologa, dedicata allo stesso neonato. Se le unità di sangue cordonale non sono quasi mai utili per se stessi, si rivelano invece assai preziose per gli altri. Quali sono i numeri in Italia della donazione del sangue del cordone ombelicale? Quelle attualmente utilizzabili sono più di 35.000 e quelle utilizzate, cioè quelle che sono state date via, sono più di 1.160. Ricapitolando, su 60.000 cordoni che le mamme italiane hanno spedito in banche private all'estero, non ne è stato utilizzato alcuno. Al contrario, su 35.000 unità donate alla rete pubblica, ne sono state utilizzate 1.166 per trapiantare bambini italiani e stranieri. Come il piccolo Emanuele, che proprio grazie a un trapianto di cellule staminali provenienti dal cordone di un altro bambino, ha sconfitto la leucemia. In un mese ha cominciato ad attecchire il suo midollo nuovo e in giro di 3 mesi siamo riusciti a uscire dall'ospedale per la prima volta. Finalmente, dopo 3 anni e mezzo dal trapianto, Emanuele è tornato alla sua vita normale. Gioca, va a scuola e si diverte con i suoi compagni. Noi siamo rinati, come dicevo prima, siamo proprio rinati.